La. Get ready for the LGB. Dato che sono masochista, scelgo il cieco. Ciao a tutti i membri del branco, sono sempre il vostro Ale LGB, e oggi io, lo zio Bipi e Banana Fluent ci ritroviamo in un quartiere abbandonato di Las Fraguas per una missione speciale. Io mi chiedo perché riesci sempre a tirarmi in mezzo a queste faccende di merda. Ma perché ti voglio bene XD? Bene ragazzi, ricordate il piano, mentre io e Vipi teniamo a bada i ribelli, tu Banana Fluent cerca di intrufolarti dentro la fabbrica di armamenti e vedi di scoprire cosa sta architettando la casa dei Skrid per il suo esercito. Tranquillo amore, lo sai che puoi sempre contare su di me. Farò finta di non aver sentito nulla. Bene zio, ora siamo solo io e te. Cerca di tenerti il culo vergine fino a quando Banana Fluent non avrà completato il suo incarico. E vaffanculo, mi hanno accoppato, ma dato che sono amico di Gesù Cristo ho il potere di resuscitare gli mortacci vostri XD. Appena hai finito di sparare stronzate, posso dirti una cosa? Sì certo. Sei sicuro di aver fatto la scelta giusta a dare le nostre vite nelle mani di un bimbo bananoso? Sì certo, che domande. Riformulo la domanda, ne sei proprio certo che quel cretino non farà qualche cazzata delle sue? Beh ecco, adesso che ci penso, cazzo siamo fottuti. Basta rosicare, a casa dei For President and For Life. Viva le puppe, ma che casa ha? Basta pensare alle tette e vedi di lucidarti gli occhi. Sorry zio, mi aveva colto in un momento del tipo lapsus pupponicus brazzersitico. Ma che cazzo? Carri volanti. A quanto pare devo smetterla di farmi le canne prima delle missioni, vediamo di accoppare quel piccione del cazzo. Lo so che sei ancora lì, fanculo, l'ho mancato. Voi dite che da qui lo becco? Oh cazzo, io non c'entro nulla. Contatta Banana Fluen e vedi di scoprire a che punto sta con la missione. Ok. Godzilla ha scorreggiato cosa? Scusate ragazzi, ma il sottosuolo è un fottuto campo minato e mentre mangiavo i miei crackers alcune briciole devono aver fatto contatto con una ventina di mine. Sapevo io che avresti fatto casino, la prossima volta tu te ne stai a casa al posto di venire in missione con noi. Banana Fluen è un componente essenziale della squadra, non possiamo andare in missione senza di lui. E che cosa farebbe di così essenziale? Ci servirà prima o poi uno scudo umano, non credi? Ah beh, allora questo cambia tutto. Molto bene, e un altro piccione è andato a fanculo. Ciao Riol, che ci fai qui? Pensavo avessi la giornata libera oggi, XD, e vaffanculo, con tutti i posti dove potevo morire sono finito sulle palle del cane, lol. Appena hai finito di succhiare le palle ai cani, potresti venire a farmi un po' di supporto? Ok, ma prima, posso sapere che cazzo ti succede in questi giorni? Ti vedo troppo depresso, bra. Diciamo che mi è successa una terribile cosa già un po' di tempo fa, ma non ho mai avuto l'occasione di dirtelo. Lo sai che mi puoi dire tutto. Quindi posso fidarmi? Ma certo, vai con la musica triste. Beh ecco, mi è capitata una cosa qualche giorno fa, e da quel momento tutto il mondo ha cominciato a crollarmi addosso. E che ti è successo? La mia cavalletta Berta è stata schiacciata sul parabrezza di un camion. Vai mona, cortesia, simpatia, porco, vai casino. Vaffanculo. Ma vai a cagare su un campo di ortiche. Oh, aspetta un secondo. Scusa, ma desideravo tanto farlo. Il missile beckeme, il missile beckeme, aiuto, aiuto, aiuto. E chi doveva colpire il piccione di merda? Me ovviamente. Ciao la Katie, sono mancato. Ma perché prima mi hai fatto dire una frase di Dredd? L'originalità te la sei lasciata a casa? No, è perché Textalowd di merda è affetto da amnesia acuta da qualche anno e siccome mi cancella quasi sempre i fottuti discorsi, sono costretto a riempire il video di stronzate senza senso. Puttana la merda. Dai vieni fuori e alla che vendicami. Dai alla che bello torna qui. Oh giuro che quando torniamo a casa ti taglio i testicoli con un tagliasieti elettrico. Ecco bravo, ora stammi dietro che sento puzza di merda. Come immaginavo, pensavi che sarei di nuovo passato da lì, vero? No 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 no, cazzo di mina. Ah, fiu, che bucio di fondo schiena. Il radar segnala che sopra c'è qualcuno bello appostato. Dai alla che andiamo a caccia di quaglie.
c'è nessuno, ma vai a cagare. Momento fermo immagine. Ok, prendiamoci qualche secondo per riflettere, ma seriamente c'è gente che si diverte a fare la statuina del cazzo agli angoletti. Mamma mia, gioco di me! Vabbè, ormai che ci posso fare, le città di YouTube sono invase da bimbi minchia di vario genere, non posso manco farvi esempi perché lo sapete già, quindi tanto vale sentire gli altri a che punto stanno con questa fottuta missione. Bipi, mi ricevi, come sei messo? Giudica te, come potrei essere messo in un quartiere che può crollare da un momento all'altro circondato da dei bimbi minchia che si imboscano peggio dell'eroina in airport security? Ok, tu stai bene, banana fluenti, prego dimmi che sei messo a buon punto. Sono dentro. Molto bene, tu statene imboscato, ti daremo nuove istruzioni appena io e Vipi avremo liberato la zona dai piccioni del calcio. No! Che cazzo è successo? Non nulla, mi è solo partito qualche nervo. Stavolta non mi fotti, se ti becco ti faccio una colonscopia con i controcoglioni. Per sua fortuna non c'è, Banana Fluence sei ancora in vita. Sì, allora ascolta attentamente, dicono che lì dentro stanno costruendo un aggeggio aggeggioso della Madonna, e io voglio scoprire di che cosa si tratta, però la chiave è progetto Stermination. Ricevuto, zio! Perfetto, appena hai finito avvisaci che ce ne andiamo da questo posto di merda. Vado subito! Speriamo faccia in fretta. Piccolo appunticino per eventi futuri, stare attenti alle mine esplosive che posiziona Evil Fraus nei quartieri della sua città. Ehi bra, come sta messo Banana Fluen? È dentro il complesso, quindi prega per noi che non gli succeda nulla, altrimenti saremo bloccati in questo quartiere diroccato a vita. Bene, ne avevo proprio bisogno. Ma tu sei un cazzo di zoofilo pervertito. Ma tu devi sempre pensare male di tutto. Scusa bra, è colpa della droga di stamattina. Forse hai ragione, dovrei cambiare spacciatore. Quello sotto la raccordo di Favilandia vende roba troppo potente per i miei gusti, ma Gigino è ancora in attività. Purtroppo l'hanno beccato settimana scorsa, perché non ha stampato una ricevuta. Uffa che palle, proprio oggi che c'era il 3x2 al chilo. Scusate ragazzi se mi intrometto, ma dovete stare a parlare di argomenti da fattoni ancora per molto, oppure posso informarvi di una cosa importante? Sì certo, parla pure. Allora, appena te hai chiuso il collegamento, mi sono imboscato dentro un bidone vicino alle macchinette delle bevande, e poi è passato un tizio con delle cuffie alle orecchie che si è messo a parlare con uno in giacca e cravatta riguardo all'aggeggio aggeggioso che cerchiamo, e da quello che ho capito, dato che nello speciale 2000 iscritti gli hai fottuto più di 18 milioni di dollari tra navi e merce preziosa, hanno deciso di mettere in produzione un'arma d'assalto pesantissima da usare in attacco e difesa, così nessuno potrà più rompergli le palle, ma quelli hanno intenzione di costruire un cazzutissimo Megazord. Ok, bando alle stronzate, i progetti non si trovavano nel complesso, ma da quello che si sono detti, suppongo che ce li aveva il tizio in giacca e cravatta da qualche parte. Appena torniamo a casa, vi spiegherò tutti i dettagli per la prossima missione, ora aspettate qualche minuto che torno subito da voi. Banana Fluen, lo ammetto, non ti ho mai voluto così tanto bene in vita mia, ora vi prego portatemi via da questo posto di merda. Ogni cosa a suo tempo, prima fammi concludere, grazie. Bene, e anche questo episodio è quasi giunto al termine, e come al solito approfitto degli ultimi secondi per scusarmi dell'inattività, ma ora che la scuola è finalmente finita, avrò più tempo per dedicarmi sia al canale che al Praia di Los Santos Project, il quale ricordo che in questo mese arriverà il video dove spiegherò cos'è cambiato dall'anno scorso a oggi. Ecco, altra cosa estremamente importante per tutti, mi è giunta voce che dal 16 giugno, YouTube cancellerà tutti i canali inattivi, quindi se non volete perdere l'account, vi consiglio di ripigliarvi al più presto. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di mettere mi piace e seguirmi sulla pagina Google Plus per essere sempre aggiornati, commentate ed iscrivetevi, ciao e buone vacanze a tutti. Sì, anche io ci ho giocato, è solo che non funzionava tanto bene, nel senso che l'ho comprato dai negri alle bancarelle e loro mi dicevano dai babblone tu compra Prince of Persia che essere gioco sullo 5 euro su. E dopo che è successo?
me l'hanno buttato al culo perché dentro ci ho trovato Topolino.